Un convegno per trattare il legame tra lavoro e giustizia sociale. Ad organizzarlo la Federazione Anziani e Pensionati delle ACLI, che ha proposto un'occasione di confronto finalizzata ad evidenziare le attuali criticità in ambito lavorativo verso cui istituzioni ed associazioni saranno chiamate ad orientare le loro attenzioni. Il 2023 a noi ci dà praticamente un aumento dei posti di lavoro, ma io questi posti di lavoro, se non sono a tempo indeterminato, praticamente li considero praticamente che quasi non esiste. Il lavoro tra ingiustizie e disuguaglianze è il titolo della giornata per individuare misure concrete a favore di inclusione, potere d'acquisto e rilancio dei consumi. È vero che abbiamo buoni dati sull'occupazione, ma in realtà il mondo del lavoro negli ultimi 30 anni si è fortemente impoverito e le disuguaglianze sono cresciute tantissimo. Per cui bisogna affrontare i problemi da tanti punti di vista, politiche industriali, servizi pubblici, una nuova capacità dei servizi pubblici di essere a servizio del paese. Oggi ci sono grossi deficit da questi punti di vista, la scuola che deve tornare a essere ed avere un ruolo innanzitutto educativo, poi c'è un problema grosso che è quello della pace e della guerra che sempre più si affaccerà nel Mediterraneo, ma soprattutto, se dovessimo dire, oggi bisogna ritornare su questo tema del salario minimo. Tanti lavoratori oggi hanno subito le conseguenze dell'inflazione e ci sono, è stato presentato ieri il rapporto sulle povertà anche in Toscana, potenzialmente centinaia di migliaia di toscani vicini alla soglia della povertà. Questa è mancanza di libertà, di diritti, di capacità, cioè di svolgere le proprie traiettorie di vita e le proprie aspirazioni non solo dei più giovani ma di tutte le famiglie e quindi anche di chi si trova in condizioni, come per esempio i pensionati in condizioni obbligate.